Questo programma è presentato da Coalpi SRL, progettazione, costruzione e manutenzione impianti elettrici civili e industriali. Ci trovi a Trasacco e a Chieti, in via Fontecchia. Studio Luciani, consulenza contabile fiscale e lavoro, via Prati 12-3, Pescara. Buongiorno dare saluto a tutti gli amici del Mondo Wisp, puntata numero 337 di ottantesimo minuto. Eh, settimana certamente ricca di pathos e di emozioni. Ci avviciniamo ormai al rush finale con la sosta di Pasqua, che sarà da spartiacque per il Mondo Over 40, perché finirà tra quattro settimane la fase a gironi e lancerà poi la volata finale invece nel Mondo Senior, perché poi a fine maggio partirà la fase regionale con. Coppa Abruzzo e playoff regionali, ma detto questo andiamo a vedere subito quello che è accaduto questa settimana nel calcio Wisp eh, Abruzzese e lo facciamo parlando appunto. Di calcio Wisp Senior 22esima giornata, questi punteggi lo Sporting, sporting sbanca il Tony Volpedino Ciano 0 a 1 con il sigillo di Piero Acquaviva il Nautilus perde 1 a 3 in casa contro la capolista Qualpi Pentagono 3 a 0 al Real Antos stesso punteggio per il Plenilia contro l'Atletico Pescara Pescara Colli 1, pinna 1999 1, il Pescara City di Mister Piero Di Battista trova la seconda vittoria della sua gestione, 5-2 contro un Via Real che era reduce da due vittorie consecutive, l'Ortona City ritrova la vittoria al Colangelo di Penne battendo 0-3 la Virtus il Tikitaka Planet cambia mister ma il debutto in panchina di Gadaleta non è certo dei migliori, 2-7 contro la Prosacco andiamo a vedere le immagini del primo servizio di giornata, il successo del Qualpi Soccer nella Tana del Nautilus Terna decezione al flacco per la gara di cartello tra Nautilus e Qualpi Soccer, terza e prima forza del campionato Senior Wisp Pescarese si affrontano dirette dal signor Maccarone coadiuvato dagli assistenti Di Simone e Laganà. Queste sono le formazioni, partiamo dal Nautilus di Alessandro D'Agostino che manda in campo Bernacchia, Milone Ciaccio Colombo, Luciotti, De Angelis, Aloisio, Fortuna, Amaretti, Pecora e Del Rosario. In panchina ci sono Chiavaroli, Frentano, Di Priamo, Di Brigida, Del Signore, Cirotti e Mazzocchetti. Risponde la capolista Qualpi Soccer di Valeriano D'Olazio con Segalotti, Tomei, Fuschi, Campagna, Mileni, Kriber, Napoleone, Ianni, Contini, Panico e Rulli. In panchina troviamo Bruni, Domenico D'Ambrosio, Rossi, Rullo, Dilisio e Gianmarco Bernava. Il Nautilus cerca la carica giusta prima del via, ma la tensione pesa e come nell'economia della sfida con il sottomarino che subito palesa delle indecisioni difensive, con Luciotti che perde palla regalando a Contini, il quale innesca panico, ed il numero 10 fa partire una parabola inattesa che sfiora l'incrocio, alla sinistra di Bernacchia. Le ripartenze dal basso mietono vittime anche nel mondo Wisp, con Bernacchia e De Angelis che combinano la frittata. Campanile del portiere sul retropassaggio del numero 10 locale, Panico e Contini mettono in mezzo Luciotti, assist del primo e conclusione del secondo, tutto di prima che spedisce la sfera nell'angolino basso alla sinistra di Bernacchia. 1-0 e dopo appena 12 minuti la gara appare segnata con Panico che impegna al quarto d'ora Bernacchia con un sinistro insidioso dai 16 metri. La prima offensiva del sottomarino è targata a fortuna con il centrocampista che cerca gloria da distanza siderale, senza tuttavia impegnare Segalotti, che controlla senza dover intervenire. Ianni è fondamentale anche nelle rimesse laterali ed il suo rilancio con le mani innesca Rulli che si gira in un fazzoletto ignorando l'inserimento di Kriber e palla che si spegne ben oltre la traversa. Un piazzato da limite di De Angelis, bloccato in presa sicura da Segalotti, fa da preludio al break del Nautilus orchestrato da Del Rosario, che viene letteralmente abbattuto da campagna. Amaretti e Pecora si infrangono sul muro del Coalpi e signor Maccarone che commina il primo giallo della partita ad azione conclusa. Il Nautilus soffre la pressione a centrocampo del Coalpi, ma Rulli stasera non è inserita e prova una conclusione sbilenca da posizione defilata, ignorando Panico, tutto solo a centroarea. Alla mezz'ora. 1-2 di grande qualità Contini Panico con quest'ultimo che viene atterrato in area da Bernacchia in uscita. Rigore solare e cartellino giallo come da regolamento combinato all'estremo difensore del Nautilus. Sul dischetto va Contini che centra la traversa e con il tapin di Rulli che termina tra le braccia di Bernacchia. L'avvio di ripresa del Quarpi è da Urlo, capolavoro di Contini su punizione a risposta alla Walter Zenga di Bernacchia che vola a deviare in corner dal susseguente tiro d'angolo sempre di Contini, campagna di testa, si divora lo 0-2 ad un metro dalla porta. Mister D'Agostino decide di cambiare qualcosa a centrocampo e l'innesto di Del Signore regala stabilità nella linea mediana, regalando anche spinta offensiva al sottomarino. Al diciottesimo c'è il pareggio, con un'azione corale figlia del gioco voluto dalla guida tecnica del Nautilus. Amaretti allarga per Pecora e va a raccogliere l'assist del compagno in pena area per l'1-1 che rilancia le ambizioni dei locali. Aloisio spreca l'occasione del sorpasso con la bandierina alzata di Laganà che gli evita il rimbrotto dei compagni, poi una pennellata di Contini a spaccare la partita, inzuccata di Kriber sul palo e Ianni da due passi manda in porta il pallone del nuovo vantaggio ospite. 1 a 2 e 3 punti ormai in cassaforte per la capolista. Che non sembra però paga con Bernacchia che ancora una volta salva i locali deviando una sassata su punizione di campagna dai 25 metri. Il tiro d'angolo è però letale per il Nautilus con un botta in risposta in area che regala la sfera a Bruni, il quale ha il guizzo giusto nell'anticipare Bernacchia e nel piazzare il punto esclamativo nella vittoria del Qualpi Soccer. Il Nautilus prova a gettare il cuore oltre l'ostacolo, ma la reazione dei locali si concreta in un tiro fuori misura di Cirotti dal limite dell'area ed in una sberla da distanza siderale di Del Rosario che non impensierisce Segalotti. Triplice fischio e game over al flacco. Nautilus che torna terzo in classifica dopo una settimana alle spalle della capolista. Qualpi che resta a quota 15 dello Sporting a otto turni dalla fine del campionato. Nonostante il rinvio incerto, in occasione dello 0-1 e Bernacchia, il migliore del Nautilus, con almeno due interventi superlativi che tengono in vita il sottomarino per gran parte della ripresa, Amaretti si batte e sbatte, ma è solo in fase offensiva, con del Rosario che risulta pericoloso, cercando però spesso la via solitaria. Bene pecola sull'esterno, un vero moto perpetuo, ottimo l'innesto di Del Signore a centrocampo e il suo ingresso al posto di uno spento De Angelis regala l'infa nuova, equilibrio e sostanza ad una linea mediana, altrimenti spenta dal divino ci si aspetta molto di più. Gestisce la partita il da grande squadra, Contini e Panico, super. Napoleone e Kriber a centrocampo offrono quantità, senso tattico e qualità. Ma è Ianni il valore aggiunto di questa formazione? Tutto campista che corre, picchia, gioca e segna, il tutto in silenzio, merce rarissima. Ottimo l'innesto di Bruni che fa la differenza al suo ingresso con la rete che mette la parola fine alla sfida. Ammirate le gesta della capolista Qualpis Soccer, andiamo a leggere la classifica del Calcio Wisp Senior pescarese dopo 22 turni, vedete in grafica che sono presenti gli scudetti i primi 4 posti aprono le porte dei playoff regionali, mentre invece i piazzamenti dal quinto all'ottavo posto schiudono le porte della Coppa Abruzzo, manifestazioni queste che rappresenteranno la naturale appendice dei campionati Wisp provinciali abruzzesi. Dicevamo classifica, qualpisoccher al comando a quota 59 a, 8, punti, a meglio, 8 giornate dalla fine del campionato con lo sporting distanziato di 15 lunghezze a quota 45 ed è una formazione che però ha una gara in meno, sconto diretto l'ultima giornata. Ma davvero ormai sembra mancare solo l'aritmetica. La formazione allenata da Valeriano Dorazio, Sporting dicevamo 45, Nautilus 44, Pinna 41, Pleniglia 40, Pentagono e vecchia guardia Nociano 38. Real Antos 35 Pescara Colli 31 Atletico Pescara 26 Prosacco 25 Ortona City 20 Pescara City 15 Tichita Caplanet 12 Villa Real 6 chiude la Virtus Penne a quota 5 punti sempre categoria senior ma ci spostiamo a Teramo 22 turno Alto Tordino 4-0 al Civitella il Forcella batte 2-1 lo Specola Poker anche per il Guardia Romano sul piano 90. New Gunners continuano a vincere 2-1 contro il Gagarin in Teramo. La Pretuziana, Sestina vincente contro l'amatore Pietroferro Pietro Ferro Nuovo. Sette reti tra San Piero Lionel e Brimar con successo per 3-4 dei Rosetani. Segno X a ehm, reti sporche tra Valle Siciliana e i Giuliesi della Jack DG Andrea Car, Il Varano. Perde 0 3 contro la Teramom Tosti. Riposava il Gran Sasso per una classifica che vede, come vedete in grafica, anche qui i primi due posti che aprono le porte dei playoff regionali. Terzo e quarto che invece daranno diritto di partecipazione alla Coppa Abruzzo. Wisp Senior 2023. Dicevamo, New Gunners al comando a quota 56. Teramo Tosti 47, mano 40, Jack di Giandracar 35, Brimar 34, Forcella 32, assieme alla Valle Siciliana a quota 29 c'è la Preduzziana, 28 per l'Alto Tordino, 26 per il Gran Sasso, 25 per il Leppiane 90, Gagari in Teramo 23, Specola 16, Civitella 14, Varano 10, San Pietro Ioanella 9, chiude l'Amatori Pietro Ferranova la quota 4 punti. Sempre categoria Senior, ma ci spostiamo nella Marsica, 12 turno ad Avezzano. Celano perde 0-4 a 4 contro il Capistrello, tripletta del bomber Lupinu, San Gregorio 3-2, Cese 2. Atletico Carsoli 1, Team Vallelonga 3, Cappella dei Marsi 2-1 contro la Longobarda Cerchio, la Tabaccheria Azzurra perde 2-4 a 4 in casa contro il Balsorano, L'Amatori calcio a Vezzano grazie alla doppietta di Fidanza, batte 3-2 il Villa San Sebastiano. Per una classifica che vede il team Vallelonga al comando a quota 31, Cappelle dei Marsi 28, Amatori di Calcio Pezzano 26, Capistrano 25, San Gregorio 21, Atletico Carsoli 14, Villa San Sebastiano 13, Balsorano e Tabaccheria Azzurra 9, Celano 2028, Longobarda Cerchio 7, chiude Chiudelcesi a quota 0 punti. Anche qui grafica che evidenzia i primi due posti che apriranno le porte dei playoff regionali, mentre invece terzo e quarto posto. Tagliando di partecipazione per la Coppa Abruzzo Wisp Senior Edizione 2023. Ci spostiamo nell'over 40 dove nel girone A questi sono i risultati del 22 ⁇ turno Stapler Villanova 1-0 contro l'Artin Casso. L'Amatori Castrum riparte battendo 1-5 la Wonder 40. Botta e risposta di inizio ripresa tra Prosacco e CTV per l'1-1 finale. In realtà cade 1-2 contro la DL Pescara United 2-2. Quindi un vero e proprio colpo a sensazione quello della zona che, che strappa un pari a Montesilvano contro i campioni in carica. la L'Atletico Ponzio poker sul Delfino Francavilla e due buburi abbraccia il bomber Giovanni Di Sante. Per lui la rete del 3-0 dopo la doppietta ormai consueta del cannoniere Gabriele Sileno. 3-0 la GM Calcio per una classifica che vede la Ponzio al comando a quota 57 la Romagnola 53 Prosacco 45 Delfino Francavilla 43 Stapler Villanova 41 CTV 40 DL Pescara United 31 Edo Bubbu 28 Artincasso 27 Real Teate 22 Amatori Castrom 19 La Zona 15 GM Calcio 9 chiude la Wonder. a quota un punto grafica che evidenzia quello che accadrà al termine appunto della fase a gironi mancano ormai 4 giornate quindi si arriverà proprio Prima della sosta pasquale, poi ci si apriranno le porte della seconda fase di eliminazione diretta. Come vedete, le prime sei posizioni aprono le porte delle Final Eight Scudetto. I piazzamenti dal settimo al decimo posto invece danno diritto di partecipazione alla Coppa Wisp. Le ultime due invece retrocedono nel Girone B per la stagione targata 2023-2024. Girone B anche qui, ventiduesima giornata, 4 al termine. San Vito 83-0-1 contro la capolista e primatista VLT Enzo Lorenzo 0, Pianella 1, Ortona City 0. Dea Calcio 5, Santa Fe cade 1 3 contro l'Utopia Pub. L'Amatori Foro Tris vincente contro il Castiglione, Poker del Barra pit Stop contro la PDS, e il Pescara Friends si impone 2-0 contro il Via Real. Andiamo a vedere il secondo servizio di giornata: la gara di Miglianico tra amatoriforo e Castiglione Messerremondo. Al fratelli Ciavatta di Migliani questa sfida a verità, quattro giornate dalla fine del girone B over 40, l'Amato di Foro vuole rinsaldare il piazzamento in Coppa Wisp con il sogno miracolo del... Se si desidera rispondere a tono alle dirette concorrenti e restare nel salotto buono dei primi sei posti in classifica, che vorrebbero dire Coppa Wisp! Dirige il signor Laganà e queste sono le formazioni. Partiamo dalla dall'amatoriforo di Claudio Mennillo che schiera Di Moia, Del Coco, Del Ciotto, Iannotta, Leonzio, Santa Lucia, Massimo Samuele, Palladinetti, Turtu, Biasone e Marchesani. In panchina troviamo Stipani, Evangelista, Greca, Adinolfi, Palmitessa, De Marco e Mascioli. Risponde il castiglione Messerremondo di Luigi Mucciola con Capanna, Massimi, D'Angelo Antonio. Di Giuseppe, Bandini, De Sanctis, Mazzocca, Di Donato, Torrieri, Zuccaro e Palmucci In panchina troviamo Tassone, Gatta, D'Angelo, Di Giuseppe e Bandini Parte forte l'amato di Foro, traversone insidioso di Biasone Massimo Samuele che non ha il guizzo vincente nei primi minuti di gioco Risposta ospite affidata a Mirko Di Donato Prima corner tagliato, sbrogliato in qualche modo dal muro bianco-nero Poi tentativo dalla lunga distanza che Di Moia controlla accompagnando con lo sguardo Biasone è uno dei più attivi tra i bianconeri con un piazzato dai 25 metri che non inganna Capanna. E con un traversone, fotocopia rispetto a quello generato al minuto 1, che Del Ciotto non riesce ad impattare per colpa della grande chiusura difensiva di De Sanctis. Sempre e solo amatori foro, cross di Capitano Turtu per Iannotta, Destro a colpo sicuro ma decisiva opposizione di Bandini ad evitare il peggio. Sventagliata di palladinetti al minuto 28 a premiare la corsa di Massimo Samuele. Diagonale strozzato che diviene assist per Del Ciotto che manca di un secondo l'appuntamento con la Gloria a ridosso dell'area piccola. A cavallo dalla mezz'ora e Del Coco a cercare Gloria con due stoccate dal limite dell'area che esaltano in ambe due i frangenti. I riflessi di Capanna. A due dal termine, una tegola in casa Castiglione con De Sanctis che alza bandiera bianca per un malanno muscolare al polpaccio che non gli dà tregua ormai da mesi. Prima dell'intervallo, Mirko Di Donato ancora una volta pericoloso con una punizione dai 20 metri, poi nel recupero c'è il vantaggio dell'amatoriforo. Verticalizzazione di Paladinetti, assist di testa di Biasone e Massimo Samuele da due passi non sbaglia. Proteste vibranti del Castiglione MSR Raimondo con i fermi immagine che non aiutano tuttavia a far chiarezza al 100% sulla posizione di offside e con le opinioni che inevitabilmente sono destinate a dividersi. Resta però l'1-0 sul tabellino con l'avvio di ripresa che vede l'amato Foro a caccia del raddoppio con del Ciotto costretto a fare i conti con un superlativo capanna e con il palo. Rumore sordo del legno che rimbomba anche in area locale quando Zuccaro fugge via sulla sinistra e centra la base del primo palo, graziando Di Moia che poi blocca la sfera del ciotto è incontenibile per la difesa del Castiglione ed il numero 9 bianco-nero serve a Giannotta al quarto d'ora con Capanna che gli sbarra la strada alla garella pallone raccolto al limite da Biasone che controlla aspetta, prende la mira ma deve fare i conti con il miracoloso salvataggio di D'Angelo Antonio sulla linea di porta gara corretta ma comunque dura e spigolosa come confermato dal giallo sventolato a Di Giuseppe dopo il duro intervento su Giannotta al 25° si registra il 2° a 0 con un vero capolavoro di palla di Netti esterno destro di rara bellezza che dipinge un arcobaleno destinato all'incrocio di pali opposto Qualità ed assoluta sensibilità nel piede per una prodezza che vale il raddoppio e genera un'esultanza così sfrenata che gli causa un problema alla spalla. Numero 18 che tuttavia stringe i denti, ma poi saluta la contesa in via precauzionale. Nel finale l'amatoriforo di Laga con gli Annotti lanciato in campo aperto, fuga solitaria del numero 11 che non pecca di egoismo e serve al centro un cioccolatino che del ciotto deve solo mandare in porta. 3-0, risultanza rabbiosa per un amato di Foro che legittima il successo e che nel finale cerca addirittura il poker con Iannotta, che però non capitalizza un ottimo assist di Biasone. L'ultima emozione è di marca Castiglione, doppio passo di Torrieri lungo la linea di fondo e conclusione che impegna severamente Di Moia. Finisce 3-0 e ci sono quattro giornate prima della fine della fase a Gironi, da qui a Pasqua potrebbero esserci grandi sorprese. Visto quello che è accaduto al Fratelli Ciavatta di Miglianico, non ci resta che guardare la classifica del girone B over 40 per chiudere il quadro di questa settimana. Della settimana numero 22 del Calcio Wisp Abruzzese. Come vediamo, VLT al comando a quota 61. Già primatista e già certa sia dalla partecipazione alle Final Eight che eh, al prossimo girone A eh, del Calcio Wisp Over 40, targato 2023-2024. Autopia Pub, seconda a quota 43, Pianella 37, ma con una gara in meno, di Dea Calcio e Barbit Stop a quota 36, Castiglione a quota 35, Villarreal 34, Pescara France 28, Enzo Lorenzo 25, San Vito 83-24, Santa Fe 15, Ortona City con una gara in meno a quota 14, chiudere la PDS a quota 7 punti in grafica. Come vedete, i primi due posti che aprono le porte alla partecipazione alle final 8 assieme alle 6 del girone A. Per l'assegnazione dello scudetto, prime due che poi, come detto, accedono anche al girone A per il prossimo campionato. I piazzamenti, invece, che vanno dal terzo al sesto posto, aprono le porte e il diritto di partecipazione alla Coppa Wisp. Venerdì, però, si torna in campo e partiamo dal mondo senior, dove però si giocherà integralmente lunedì sera, fatta eccezione del posticipo di mercoledì, quello tra. Prosacco e Sporting, il Qualpi fa gli onori di casa contro la vecchia guardia Rocciano che probabilmente farà debuttare il nuovo centravanti Pompeo Nautilus invece affronta il Pinna, una gara molto importante per stabilire anche i piazzamenti non solo nel regionale ma anche in ottica Coppa Wisp Atletico Pescara e Pescara -Golli che proveranno a rilanciarsi e riuscire magari ad entrare tra le prime otto classificate, Artona City che ospita la Pentagono, la Virtus Penne. Ospita il Tiki Taka Planet Il Real Antos a Zanni, fa gli onori di casa contro il Pescara City Via Real Pleninja. Poi, come detto, mercoledì il posticipo: quello tra ProSacco e Sporting Pescara. Ci spostiamo. A Teramo, sempre nel mondo senior, ventitresima giornata. L'anticipo a Montorio tra Piane 90 e Gran Sasso. Poi sabato il ricco programma con i New Gunners che giocano alle 19.30 a Giulianova contro il Jack di Andrea Carr. Il Teramum alle 15 al campo della Cona contro l'amatori Pietro Ferronuovo, Nuovo i campioni del Forcella impegnati a Roseto contro la Brimar, Poi lunedì due posticipi che sono. Valle Siciliana-Pretuziana e gagarin interamo. alto Tordino. Si gioca invece integralmente sabato alle ore 15 il tredicesimo turno del calcio Wisp Senior Marsicano con il capistrello che ospita il Villa San Sebastiano. La capolista Team Vallelonga affronta la seconda forza del campionato Cappelle dei Marsi a Collelongo. Il eh, lamatori calcio Avezzano va a far visita alla tabaccheria azzurra. Bazzanaro Longobarda e Celano... San Gregorio, chiudono il quadro del tredicesimo turno del Calcio Wisp Senior Marsicano, categoria over 40, girone a venerdì anticipo tra CTV e Real Teate, lunedì poi spazio a GM Calcio Wonder 40. Questo è davvero uno scontro salvezza, soprattutto per i locali, perché gli ospiti sono ormai eh, destinati comunque alla retrocessione nel girone B, salvo ripescaggi per la prossima appunto annata. Amatori Castrum. La Romagnola a Silvi, del filo Francavilla e De 2 la zona Stabler e Artin Casso Prosacco si giocano martedì sera. Mercoledì chiude il quadro la gara tra DL Pescara United e Atletico Ponzio. Girone B, ventitresimo turno, eh, due i... le gare che valgono come anticipo. A Francavilla c'è cioè Via Real San Vito, ai Gesuiti invece gara importante tra Dea Calcio e Amatori Foro. Lunedì poi a Montesilvano si gioca... Al campo di Via Senna, VLT bar pit stop. Invece allo speziale Utopia Pub-Bortiona City, a pianella si gioca a pianella per Scara <ride> A Castiglione, invece, il Castiglione fa i muori di casa contro Lorenzo Lorenzio. A manoppello, la PDS ospita il Santa Fe. È tutto dunque per la puntata di questa, di questa settimana. Per quanto riguarda appunto il calcio Wisp abruzzese, vi consigliamo ovviamente, come sempre, di restare aggiornati sul sito Wisp Magazine. Ma prima, appunto, di salutarci, diamo uno sguardo proprio ai due cartelli che parlano del mondo over 40. Come vedete, ci sono qui. Tutte le istruzioni Final 8 per l'assegnazione dello scudetto 8 saranno le squadre partecipanti le prime 6 del girone A che saranno le teste di serie numero 1 dall'1 al 6 mentre invece le prime 2 del girone B saranno le teste di serie numero 7 e numero 8 il regolamento è il seguente gara secca in casa della meglio piazzata in caso di parità passa il turno la miglior testa di serie, finale in gara secca, pareggio nei tempi regolamentari, si batteranno i calci di rigore per assegnare appunto lo scudetto eh, tabellone anche per il eh, calcio Wisp, eh, per la Coppa Wisp Over 40, eh, che è la Coppa Italia un po' del, del mondo over. 8 squadre partecipanti, le classificate settima, ottava, nona e decima del girone A, che sono le teste di serie 1, 2, 3 e 4. Poi, terza, quarta, quinta e sesta del girone B, che saranno le teste di serie 5, 6, 7 e 8 della competizione. Regolamento: gara secca in casa della meglio piazzata. In caso di parità, passa il turno la miglior testa di serie. Finale: in gara secca, pareggio dei tempi regolamentari. Qui, invece, come per l'assegnazione dello scudetto, in caso di parità non ci saranno ovviamente i tempi supplementari, ma si andrà direttamente ai calci di rigore. Questo dunque è il quadro anche della seconda fase a gironi del... Eh, che, che proseguirà, che seguirà la fase a gironi del mondo over 40. È tutto per la puntata numero 337 di Ottantesimo Minuto. Vi consigliamo ovviamente di restare aggiornati sul sito Wisp Magazine. Ci congediamo come sempre con la rubrica dei gol settimanali e arrivederci a sette giorni.